Ciao a tutti idraulici e bentornati su Super Mario Odyssey, qui con l'ottavo episodio di questa grandissima serie. Ci troviamo sempre qui a New Donk City, la grande mela, pronti per andare a riparare delle fondamenta? Credo proprio di sì, perché serve elettricità per il grande ballo, la grande festa che ci attende. Vi posso assicurare che questo è uno degli episodi più fighi che vedrete di Super Mario Odyssey, perché vi posso assicurare è pazzesco. Per iniziare, come al solito, un bel pollice in su per supportare al massimo questa serie. E mi raccomando, un commentino qui sotto dandomi un parere su questo gioco. Possiamo iniziare, via! Ok. Pam, 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 pam. Allora, intanto mi voglio scusare se nel precedente episodio l'audio si sentiva un po', ecco, rimbombante. Come si dava la sensazione di vuoto, ma ho avuto problemi con la registrazione, ragazzi. Una volta ogni 200 video può succedere. Ok, cosa mi dici tu di bello, caro? Vuoi sapere come raggiungere la città elettrica? Prova con i tombini che trovi per strada. Bene, il tombino si dovrebbe trovare proprio laggiù, allenatore. O idraulici. Diciamo che voi siete gli allenatori degli idraulici. Apriamo questo tombino e andiamo nelle fondamenta. Ragazzi, non vedo l'ora di completare questa quest, perché vi posso assicurare che più tardi ci sarà da divertirsi. Ma proprio da divertirsi tantissimo. Possiamo iniziare, vai. Centrale elettrica sotterranea. Andiamo e raccogliamo il più possibile. Anche perché poi non voglio assolutamente tornarci qui. Vai! Prendiamo anche le monete qua se ci sono. Oh sì che ci sono. E vai. Cerchiamo anche di non morire. Sarebbe già una gran cosa. Topo! Mio topo! Dove vai, topo? Ehi, la moneta! Vabbè. Con questo, ragazzi, possiamo muovere queste specie di pedane e prendere anche tutte le monete che si trovano qui. O almeno quasi tutte. Prendila, prendila. Ehi, quella è mia. Quella è mia. Ehi tu, pianta, non inquinare, grazie. Facciamo così, ragazzi. Giriamo la pedana. Piano, piano, piano. Prendiamo tutte quelle monete là e scendiamo. Qui ci sono delle monete nascoste. Ben 50 ne abbiamo di queste viola. Tranquille che a New Donk City so dove si trovano tutte le monete, quindi più avanti potrò farvi anche un bel tutorial su come ottenerle tutte. Ehi, vieni qua. Ah, io questi li odio. Attenti. Oh, trollatissime. Vai, anche qua così. E andiamo. Vai su. Lì ci sono delle belle monete, non posso farmele di certo scappare. Ok, piano. Vai, 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 vai. Prese, 54. Facciamo così, qua c'è qualcosa? No. Possiamo continuare. Oh, via. Oh, oh, non li avevo visti. Andiamo avanti. Cuoricino per noi. Questo gioco, ragazzi, no, non riesco a descriverlo. È troppo bello. Ci gioco dalla mattina alla sera, anche con altri miei account, per completare tutte le lune. Ma è qualcosa di spettacolare, ve lo posso assicurare. Oh, oh, dobbiamo sbrigarci qua. Dobbiamo sbrigarci. Attenzione. Io voglio raggiungere, voglio raggiungere questa parte qua in alto, assolutamente. Vai, ok. Per prendere la luna nascosta. Tesoro, telefogne. Sì che abbiamo ottenuto anche questa luna. Ma non c'è niente. Non ci dovrebbe essere più nulla. Possiamo continuare. Piano, piano, piano. Credo che dovremmo riazionarlo. Nessun problema, lo possiamo riazionare da qua. Vai! Let's go! Un altro topolino e possiamo passare. Ma salve! Come sta? Tutto bene? Sono venuta fin qui perché voglio vederci chiaro su ciò che succede nella mia città. E così gli amichetti di quel mostro Bowser sono scesi fin qua giù, eh? Eh già, devo fare pulizia. Comunque, ragazzi, vi avviso che da oggi ci saranno episodi tutti i giorni, perché voglio portarvi tanto 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 su Super Mario Odyssey, così che poi possiamo anche ricontinuare con Pokémon e le solite attività del canale. Anche perché poi il 17 esce Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna, quindi non posso di certo tirarla troppo per le lunghe. Magari se non ci muoio, sai com'è. Ok, piano.
Mannaggia, oh. Brutto cattivo. Brutto cattivo che sei, eh. Allora facciamo così che diamo un po' di pulizia. Oh, via. E va bene. Continuiamo. Vai. Perché sono tonto io. Perché sono tonto io, ragazzi, che mi fermo a parlare. Mi fermo a parlare in vano. Vabbè. Continuiamo. Vai, fatto. Ok. E abbiamo preso anche questa luna. Giriamo così, ce la facciamo a prendere anche queste qua? Yes. E prendiamo questa qua. Perfetto. Riparazione alla centrale elettrica. E ora, ragazzi, inizia il bello. Siete con me? Spero che lo siete, perché... ah, adesso sì che mi diverto. Grazie! Grazie a voi. New Dunk City Power! La città che va a energia lunare, perché prende tutta l'energia dalla luna. Guardate un po'. Madonna, potete darle a me quelle lune, grazie. Con tutte quelle lune potrei raggiungere Bowser in un batter d'occhio, praticamente. Wow, Mario, hai sempre un asso nella manica. Grazie a te, ora possiamo dare il via all'evento. Ora sì che possiamo inaugurare il festival. Diamo inizio alle danze. Ehi, ti andrebbe di partecipare al festival? Sì, perché no? Pam 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 pam. Magnifico, sono sicura che farai un figurone. E ora sì che ci divertiamo. Eccoci, il festival tradizionale. E questo, ragazzi, penso sia il livello più epico di Super Mario Odyssey. Cantatela insieme a me. Welcome to the New Dong City. Pauline, canta. Che emozione, ragazzi. E dai, Pauline, facci sognare. Ballo anch'io, ragazzi. Ballo anch'io. Ve la faccio godere tutta, scusate. Sì. Continuiamo. Jump di jump. Oh, yeah, yeah. Magari la sapessi a memoria. La devo imparare. Però l'adoro. Sono quelle classiche canzoni che cantate a squarciagola senza sapere le parole. Vai, 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 vai! Superstar! Vai! Odyssey. Sì, yes, sì. Odyssey, yes, sì. Odyssey, yes, sì. Odyssey. Yes, sì. Odyssey. Donkey Kong! Ah, che grande tributo enorme. Tributo enorme, bellissimo. Vabbè, Federic, però sei scarso, eh. Jump onto the head. Jump onto the sky. Quando non sai le parole e le inventi. Esatto. Vai, Donkey Kong. Bam, 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 bam. Ah,
Superstar. Desi! Balliamo, cara, balliamo! Yesi! Odyssey! Yesi! Odyssey! Yesi! Odyssey! Dai! Grazie di tutto! Questo festival lo dedico a te! Senza il tuo aiuto non ce l'avremmo mai fatta! Ti prego di accettare questo dono come segno della nostra più sincera gratitudine! Lo accetto molto volentieri! Lo prendo? Lo prendo che sì. Bellissima, bellissima, divina questa canzone. Vi prometto che per l'ultimo episodio me la imparo a memoria in inglese. Ve lo prometto, ve lo giuro, guarda. Lo faccio per voi. E poi a fine episodio la canteremo insieme. La devo imparare assolutamente perché... Wow. Vai. Ciao Mario. Ce l'abbiamo fatta, hai visto? Oh, finalmente abbiamo abbastanza lune, vero? Però allenatori, o idraulici degli allenatori, possiamo continuare la nostra avventura qui a New Donk City prima di procedere con il prossimo regno. Perché abbiamo ancora tante cose da fare, sapete? E io direi proprio di incominciare dalle bacche che abbiamo piantato nel precedente episodio. Perché comunque non posso tralasciare tutte queste lune, ragazzi, sono veramente tante e io le voglio, ovviamente. E voglio anche andare a raccogliere molte delle gemme, appunto, viola. Allora, da dove possiamo iniziare? Allora, qua su pure avevo piantato una... vero? Mi pare di sì. E dai, sali. E sali. Oh. Vai. Là ne avevo piantata una, me lo ricordavo. Eccola qua, un'altra. Tanto poi ritorneremo nei mondi, però abbiamo ancora tempo per continuare qui a prendere lune. Vai! Allora, qui a New Donk City, ragazzi, c'è veramente tantissima roba da fare. Forse anche troppa. Allora, da dove possiamo iniziare? Beh, io direi di esplorare quando troviamo qualcosa... E andare appunto a completarla. Che dite? Siete con me? Vediamo un po' se faccio così. Mi sa che sono fuori tempo troppo, vero? Ah, vabbè. Di poco però, di poco. Riproviamo, questa volta saremo più fortunati. Vai, ora ce la facciamo. Che sì, vai, qui. Vai. Vai. Dai, per un pelo sempre. Ce la facciamo, Mario? Vai! Vai! Ma sempre per... Ma se io inizio da qua non faccio prima, scusate, eh. Oh. Veramente, eh? Guarda che è tosta quella luna. Oh, ora siamo in ottimo tempo. Oh, sì, siamo in ottimo tempo adesso. Vai, mia! Ok. Madonna, quanto ci vuole. Anche là c'è da piantare una bacca. Andiamo a piantare quella, va? Così che... Poi quando torneremo ce l'abbiamo già bella che pronta, che dite? Possiamo prendere anche il vespino in realtà, sapete? E con la vespa sfrecciare. Allora, prendiamo quella bacca là e andiamo a piantarla. Presa, mia. Odyssey, yesi. Odyssey, yesi. Odyssey. Vai. Allora, andiamo a piantarla laggiù. Per arrivare là sopra, tecnicamente, ci dovrebbe essere un piccolo trucchetto qua. Dobbiamo aspettare la macchina, però. Macchina? Non ne abbiamo di macchine. Su? Macchina? Ok, sta arrivando. Cerchiamo di non fallire. Abbiamo poche occasioni, eh. Se no dobbiamo aspettare sempre troppo. Vai, vai, ecco, due macchine arrivano, vai. Vai, vai. Ok. Sta ferma, sta ferma. Là. Ce la dovrei aver fatta tecnicamente, almeno spero. Ok, ce l'ho fatta. Bene. Vai. Ecco qua.
piantata. Ora andiamo a prendere altre monetine, quelle là, per esempio viola, che ci mancano. Ehi, macchina, mi dai un passaggio? Grazie. Ok, queste le ho prese. Andiamo anche laggiù con il nostro motorino. Dov'era il motorino? Ah, motorino. Vi faccio vedere una cosa col motorino, aspettate, se lo trovo. Eccolo là. Vai, saliamo. Voilà. Pronti. Andiamo al lavoro, va. Vai, 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 vai. Qui. Ottimo. Giriamo. Ok. Yes, 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 yes. Vai. Vai, perfetto. Perfetto così. E qui potremmo parcheggiare il nostro motorino. Faccio vedere. Ok, piano. Qui. E ci dovrebbe dare una luna. Vero? Sì. Grazie, capo. Gentilissimo. Gentilissimo. Grazie. Grazie. Certo che tornerò a trovarti. Sicuramente, guarda. Vai, 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 vai. Saliamo anche di qua. Perché qua ci dovrebbe essere una luna, se non sbaglio. Ah, là c'è una luna, la vedete. Quindi dobbiamo raggiungere quel punto laggiù. Per raggiungere quel punto, il modo migliore sarebbe usare la linea elettrica. Allora, prima di tutto scendiamo qua, che ho visto delle belle monetine. Le mie monetine. Poi, una volta prese queste monetine, riscendiamo e riprendiamo la linea elettrica. Vai, su. Su. Una volta fatto questo, possiamo usare o la Vespa. Sì, io direi di fare la luna qua con la Vespa, ragazzi. Adesso si sbloccherà un percorso. Noi lo facciamo. Vai, 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 vai. E prendiamo la chiave che sbloccherà poi la luna. Quindi dobbiamo essere veramente molto, molto rapidi. No! Best fail! Best fail! Vabbè, lo rifacciamo. Lo rifacciamo. Se si può fare di nuovo, L'ho lisciato di brutto stavolta. Vai! Forse ce la facciamo anche così, ma non lo so. Mi sa che così non ce la facciamo. Mi sa che dobbiamo... no, così non ce la facciamo. Va bene. Madonna, che culato che hai dato. Ti direi che possiamo tornare qua sopra. Vai, e riprovarci a questo punto. Dai. Ce la facciamo a prendere quella luna? Ok. Ora ce la dovremmo fare, Se la fortuna è con noi, ce la dovremmo fare. Vai. Riproviamo. Sali. Via. Vai, 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 vai. Che ho fatto esperienza su Mario Kart. Non posso fallire adesso, Dai. Piano, 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 piano. Presa. Oh, ok. Bene. E a questo punto potremmo andare anche tipo là così. Ce la facciamo? Sì, che ce la facciamo. Vai, 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 vai. Ok? Sì. Oh, perfetto. Là ci siamo già andati, quindi è inutile schiacciare questo pulsante. Possiamo andare di qua e prendere questa luna, Prendere queste. E la luna qua sotto, ragazzi, è molto semplice da prendere. Però mi voglio assicurare di non aver scordato niente qua. Vediamo se mi sono scordato qualcosa qua dietro, come qualche gemma, qualcosa del genere. Sicuramente sì, qua sotto, sì, là ce ne sono alcune, però se vado là poi faccio di fatica a tornare qua subito dopo. Quindi facciamo una cosa del genere, va? Vediamo se ce la faccio senza fare il parkour. Ok, sì. Altra luna presa. Ottimo. Qua dobbiamo scendere per forza, è inutile. Fatto. Bene, allenatori, io direi che possiamo anche prendere la nostra bella nave e andare tranquillamente a... nel nuovo regno, appunto. Ok? Vai, prendiamo queste.
E prendiamo anche quelle là così. Ecco qua. Perfetto. Su così. Ehi, su, su così. Ok. Possiamo tornare anche a Casuccia Bella, ok? Andiamo. Qui. Tanto abbiamo preso lune abbastanza, ragazzi. È sufficienza. Abbiamo preso veramente tantissime. Poi vi faccio comunque episodi lunghi, volete, quindi. Non qui. Qui. Vai. Top. Ne ho prese abbastanza. Poi comunque torneremo, le prenderemo tutte. Ok? Allora. Da dove vogliamo iniziare? Vai, inserisci queste lune. Perfetto. Quante ne abbiamo prese? Veramente tante stavolta. 139. Sì, Odyssey è stata potenziata. Top. Ottimo. Allora, ci abbiamo due mondi, ragazzi, da fare. Ben due. Abbiamo Regno delle Nevi e Regno del Mare. Ragazzi, io direi di iniziare proprio dal Regno del Mare, perché è il regno quello un po' più lungo. E direi proprio di iniziare da questo qui, così che ci portiamo avanti un po' in questo episodio e poi nel prossimo lo completiamo, ok? Il Regno della Neve, ragazzi, si può fare anche in 20 minuti. È veramente molto molto veloce. Ok? Bene, iniziamo da questo regno. E poi torneremo poi a fare tutti i restanti regni che ci siamo tralasciati dietro. Varie monete, lune, eccetera, eccetera. Saltiamo anche questo filmato? Che dici? Quel festival è stato straordinario, però è giunto il momento di tornare all'azione. Forza, andiamo! Mentre siamo in viaggio, perché non diamo una ripassata veloce a un paio di cosette? Consiglio ai viaggiatori, salto a parete. Rivolgiti verso una parete e salta su di essa. Bla 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 bla. Vediamo cosa ci aspetta nel Regno del Mare. C'è un infinito mare di acqua gassata. Gassata. E qui parla anche di quattro grandiose fontane che riversano acqua in una torre. Questo, ragazzi, è uno dei mondi che mi piace di più. Uno di quelli, quello della selva, ovviamente è pazzesco per la colonna sonora, per tante cose, quello mi piace tantissimo. Però anche questo è veramente fenomenale. Il Regno del Mare, bollicina. Da bollicina, ovviamente. Io direi che invece di andare a battere subito il boss, il bicchiere mezzo vuoto, quel boss là cattivone, questo qua, possiamo prima andare a raccogliere tutte quelle lune extra che poi ci permetteranno di ripartire, ok? Ma se c'è in cima quel calice gigante? Salve! Tu hai l'aria di uno che potrebbe aiutarci. La vedi quella mostruosità davanti a noi? Si sta bevendo senza ritegno tutta la nostra preziosa acqua nobile. Ti prego, aiutaci! Non vi preoccupate, vi aiuto io, ma questo nel prossimo episodio. Adesso, allenatori, andiamo a prendere un po' di cosette, che dite? Andiamo a prendere un po' di monete, andiamo a cambiarci i vestiti. E questa è la mappa. Noi, ragazzi, inizieremo da tutta questa parte destra, faremo poi tutta la parte sinistra e poi ci dirigeremo qui a cerchio, nel completamento di ogni stazione. Quindi, andiamo di qua, va? Iniziamo dalla prima parte. Mio funghetto. Prendiamo tutti questi funghetti perché a breve prenderemo una luna veramente molto importante che si trova proprio là sopra. E voi direte, perché ti stai inoltrando qui con i funghetti? Tra poco lo capirete. Vai, 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 vai. Così che non dobbiamo tornare indietro, facciamo tutte le cose precise. Attenzione, attenzione, attenzione. Cerchiamo di evitarli. E andiamo da lei, che ci darà ovviamente una luna perché si è innamorata di noi. Grazie per la luna rosa, tra l'altro. In questo mondo sono rosa. Le prendiamo. Amore marittimo. Oh, che bello il mare. E possiamo proseguire. Lo so bene che indietro mi sono scordato parecchie cose, ma le prenderò più tardi. E vabbè, però. Dammi almeno il tempo. Ok? Qui ci possiamo anche riparare volendo. Stiamo molto attenti. Guarda come le spara tutte. Vai, vai, spacca, 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 spacca. Occhio che ci arrivano in testa. Vai, vai, spacca, 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 spacca. Monete gratis. Quindi spacchiamo tutto. Checkpoint. Prima moneta. Sopra la gola. Conchiglia. Sì.
Perfetto. Abbiamo ancora 5 minuti, quindi direi di sfruttarli al meglio. Ci abbiamo ancora 5 minuti, giustamente. Volete episodi lunghi? E io ve li faccio, tranquillamente. Schiacciamo il bottone. Boom! Primo tappo andato. Vedo che il polipo si stia arrabbiando parecchio. I tuoi scherzi sono vani. Non ti cederò mai la deliziosa acqua nobile. Acqua nobile. Tranquillo, non te la rubo l'acqua nobile. Sembra si sia arrabbiato parecchio anche. Ah, se non erro, qui ci dovrebbero essere delle monete viola che ho saltato. Vero? Proprio qua dietro. Qua, ragazzi, ce ne sono veramente tante di conchiglie viola. Quindi prendiamo anche questo checkpoint. Mio, vola conchiglia. Salve. L'ho appena fatto, sai com'è. Ok, senza le quattro fontane questo luogo non possiede più il suo fascino. Se vuoi riuscire a salire la gola, il tempismo è fondamentale. Già fatto, caro, già fatto. Ti ho anticipato, hai visto, sì? Prendiamo queste belle conchiglie. Controlliamo nei cespugli che non ci sia niente. Scendiamo e andiamo a vedere qua cosa c'è, va? Qui ci dovrebbero essere altre conchiglie, se non sbaglio. Ben tre. E siamo già a 9. Anche qui ci dovrebbero essere altre conchiglie e anche una luna, se non sbaglio. Attenzione a questi cosi che fanno parecchio male. Vai. Il cuore tanto non ci serve adesso, tanto ci prende tutta la vita. Qua sotto mi sembra che ci sono altre conchiglie, infatti, è così. Conchiglie, conchiglie, mie conchiglie. Così mi posso già cambiare subito i vestiti dopo, Via, su, su, su. Va, quei funghetti ci uccidiamo così. Ciao. E non dovrebbe esserci più niente a parte là sopra qualcosina. Qua facciamo così, va, easy. Questo mondo, ragazzi, lo adoro. E ci sono dei personaggi veramente interessanti. Eccola qua, la luna. E siamo già a quota 3, in soli 3 minuti. Una luna al minuto, non è male una luna al minuto, eh. Andiamo avanti, uccidiamo questi funghetti. Via funghetto, via, via. Una bacca da piantare. Questa, volendo, la possiamo già andare a piantare, sapete? Direi proprio di sì. Ma non prima di aver preso queste monete. Allora, andiamo a piantare subito questa bacca, perché dato che ci siamo, andiamo a piantare subito. Una passeggiata sulla spiaggia, la definirei così. Andiamo. Andiamo. Quante lumache, eh? Lo so che siete in pericolo e bla bla bla. Ma non preoccupatevi, ci penso io. Ce la facciamo a nuotare con la bacca? Sì che ce la facciamo. Allora, dovremmo piantarla, se non sbaglio, qua dietro. Non ricordo esattamente dove, però troveremo sicuramente il posto. Qui no. Qui no. Qui no. Eppure mi ricordo che era da queste parti, sapete? Prendiamo il checkpoint. Forse era lassù, sapete? Forse era qua sopra. Oh, vedi, mi ricordavo bene che era da queste parti. Vai. Ok, possiamo continuare. Abbiamo ancora un minutino buono. Prendiamo la vita e prendiamo l'ultima luna di questo livello. Siete pronti? Vai, vai, vai. Prendiamo l'ultima luna, così. Basta andare dritti così, in questo modo. Ah, presa. Eh sì, proprio al pelo, eh. Direi proprio al pelo l'abbiamo presa. L'ultima luna di questo livello. E siamo già a quota 4 in 4 minuti. Bijou proprio. Oh. Poi lassù ci sarà un'altra luna e tante altre cose che però faremo soltanto dal prossimo episodio. Perché io adesso vi lascio, vi lascio un bel pollice in su se l'episodio vi è piaciuto. Un commentino qui sotto e nel prossimo episodio andremo a battere quello là. Quel tipaccio laggiù che ci spara palle in continuazione, ok? C'è caldo, Mario? Vabbè, dai, nel prossimo episodio ti cambio anche vestito. Detto questo, ciao, idraulici, e al prossimo episodio.